Eccoci arrivati al Vinitaly, come potete vedere, l'appuntamento dell'anno per tutti gli imprenditori del mondo del vino. Ma oggi andremo a conoscerne alcuni molto giovani, i più giovani, che si sono legati in un'associazione, la GIVI, l'Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani. Un'associazione nata nel 1989 proprio per dare la possibilità a giovani leve che si avvicinano a questo mondo del vino di creare gruppo, di fare sistema, di fare formazione e creare una squadra per poter crescere e muoversi al meglio in questo meraviglioso mondo del vino. Allora andiamo a conoscerli e vediamo perché si sono iscritti a questa associazione e come stanno vivendo questo magico Vinitaly. Andiamo! Eccoci arrivati da Enrico Gobbino di Mondo del Vino, marketing manager. Allora Enrico, ciao, come stai? Raccontaci un po' di questa struttura Mondo del Vino. Buongiorno, benvenuti. Mondo del Vino è un'azienda che è nata nel 91 e che dopodiché è cresciuta e crescendo anche si è espansa in Italia stringendo delle collaborazioni, partendo dalla Sicilia con la nostra azienda Barone Montalto, in Romagna la Poderi dal Nespoli, in Piemonte con la cantina principale MGM e poi l'ultima nata che è Cuvage, una cantina dedicata esclusivamente alla produzione di bollicine. E con una struttura così grande hai comunque sentito l'esigenza di unirti a una struttura di giovani imprenditori del vino, la GIVI. Da quanti anni sei socio? Non ricordo esattamente, penso 5 anni, perché insomma il tempo vola chiaramente e sono ancora nella fascia a GIVI, quindi ci possono ancora stare per qualche anno. Mi sono iscritto perché intanto l'azienda per esempio conta circa il 50% dei dipendenti sotto i 40 anni, quindi insomma abbiamo davanti un bel po' di strada da dover fare. Iscriversi ad GIVI ritengo che sia una cosa molto interessante perché ti interfacci con persone della tua età che fanno il tuo lavoro, che amano quello che fanno e quindi nel mondo in cui siamo, dove abbiamo anche poco tempo a disposizione, poter creare delle situazioni dove avere delle iniziative di alta qualità formative, non soltanto ludiche, insomma sono iniziative che possono veramente fare la differenza e creare anche squadra. Raccontaci qual è l'iniziativa che ti ha più colpito, quella che rifaresti e che hai sentito per te stesso più utile per poi applicarla sul lavoro o personalmente? Ma devo dire che ce ne sono diverse che abbiamo fatto negli ultimi anni, mi vengono in mente delle degustazioni emulando il metodo Master of Wine, è stata molto formativa. Recentemente abbiamo fatto una formazione sul public speaking, difatti non so se notate come parlo, come è sciolto, come è in gamba questo ragazzo. Esatto, prima ero tutto impagliato, quindi insomma queste sono attività che veramente danno valore aggiunto, creano, ti lasciano con qualcosa in più e sono fatte in maniera anche molto professionale e che ti permette. Un'altra attività estremamente interessante è quella dei viaggi studio, quindi la possibilità di come istituzione andare a visitare delle aziende, delle cantine, non ultimo lo champagne. Dovevi scegliere una sola, non 100. A me mi piace tutto, in effetti no, veramente è un qualcosa che insomma mi sento di consigliare a chiunque sia nell'ambito del mondo del vino e che abbia voglia di partecipare, ovviamente deve essere giovane. Però abbiamo anche i soci onorari, come funziona? Quelli che possono supportare? Sì, praticamente l'associazione è dedicata ai giovani imprenditori vinicoli fino all'età di 40 anni, ma siccome poi molti si affezionano diventano soci onorari, quindi non hanno il diritto di essere soci, ma possono in alcune attività partecipare come presenze, per esempio durante la festa di Agivi, dove è un momento ludico in cui ci si riunisce tutti quanti per rilassarsi dopo il Vinitaly. Lì ci sta moltissima partecipazione anche dei soci che sono dovuti uscire per raggiungimento del limite di età, esatto, anche nei viaggi studio ogni tanto si uniscono anche i soci che hanno dovuto abbandonare diciamo l'associazione. Invece se tu dovessi lanciare un messaggio ai giovani del mondo del vino, che cosa gli diresti? Beh, intanto di pensare in grande, abbiamo davanti, tutti noi abbiamo davanti almeno 20-25 anni di attività
poter fare squadra, creare sinergie. Andiamo in un mondo in cui le sinergie diventano molto importanti, quindi crearti una serie di persone delle quali poterti fidare, confrontare, perché oggi è difficile anche nelle nostre aziende creare dei momenti di confronto. Questo è molto importante, penso sia un valore aggiunto che come associazione l'associazione dà tanto, e quindi veramente consiglio di partecipare per crearsi anche un ampliamento della visione sul mondo del vino italiano, insomma. Tenuta Santa Caterina è un'azienda del Settecento che riprende vita all'inizio degli anni 2000, quando mio padre acquista la proprietà e abbiamo iniziato a lavorare sui vigneti, che sono tutti singoli vigneti, per cui ogni vino viene da un cru. Abbiamo iniziato la parte commerciale di comunicazione 3 anni fa, quando sono entrata in azienda io, e adesso insomma sta crescendo anche i mercati esteri, siamo molto soddisfatti. Come mai la partecipazione all'interno della FIVI, la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti? Noi siamo associati alla FIVI da ormai tanti anni e rappresenta quello che per noi è fare vino, cioè noi non compriamo uva, non compriamo vino e quindi diamo la garanzia di seguire tutto il processo produttivo dalla vigna alla bottiglia, e per noi questo è importante. E a proposito di associazioni, tu fai parte dell'associazione AGIVI, l'associazione dei giovani imprenditori vinicoli italiani. Come mai invece associarti anche a quella? Ma intanto perché ho iniziato a lavorare che ero giovanissima, per cui mi è sembrato molto bello poter entrare in un'associazione dove potevo condividere questa esperienza anche con altri ragazzi giovani come me e con cui confrontarmi, appunto, e fare amicizia soprattutto. Che cosa ti ha dato di più a livello personale e professionale l'associazione? Allora, a livello personale sicuramente i rapporti che abbiamo creato, perché ormai la GIVI per me è un gruppo di amici, oltre che diciamo un ambiente professionale in cui ci possiamo confrontare e nel quale si può imparare molto, perché i corsi che organizza GIVI sono sempre molto interessanti, e anche i viaggi studio mettono insieme le due cose, perché ovviamente è sempre bello andare a scoprire nuove realtà vinicole ed è bello farlo insieme a un gruppo di amici e imprenditori del vino. Quale di queste attività ti ha lasciato di più un'esperienza o un ricordo particolare? Ma forse il viaggio in Champagne sarà alle bollicine, però è stato molto interessante, organizzato benissimo, e lo spirito con cui è stato affrontato il viaggio da tutti noi diciamo che rimarrà abbastanza indimenticabile. E se dovessi lanciare un messaggio per un giovane imprenditore vinicolo, che cosa gli diresti? Gli direi di fare squadra e di non aver paura di condividere, perché alla fine è quello che ci porta avanti tutti, secondo me. Beh, è sicuramente un'azienda di famiglia, arrivata alla quinta generazione, un'azienda che appunto è nata nel 1901 sotto l'ombra del campanile della Basilica di Loreto nelle Marche, regione meravigliosa che cerchiamo appunto da più di 10 anni a interpretare e poter dar qualcosa sempre di meglio e sviluppare il nome di questa bellissima terra che sono appunto le Marche. Bene, con un'azienda così storica, con così tanta esperienza tramandata di generazione in generazione, come mai l'idea di associarti all'Associazione dei Giovani Imprenditori Italiani? Beh, AGIVI è un incubatore di idee, un gruppo che fa formazione, un gruppo che ti migliora come persona, come giovane imprenditore del vino, perché comunque è un'attività di formazione molto importante, di visite di altre cantine, quindi è sicuramente una scelta che consiglierei a tutti i giovani imprenditori del vino italiani. Senti, un episodio, un qualche cosa dove ti è risultato utile aver fatto qualche cosa, qualche corso promosso da AGIVI? Beh, di episodi da AGIVI ce ne sono tanti da ricordare e meravigliosi, sia di compagnia per le persone che si conoscono e si stanno insieme,
ma poi anche ecco, corsi formativi, public speaking, o quindi tutte le varie posizioni che poi ti riguardi uno con l'altro, dici mamma mia, prima parlavo così, adesso parlo in un altro modo, insomma. Oppure ecco, visite delle cantine appunto che ti fanno gruppo, stare insieme, per me è un mondo meraviglioso, insomma il mio tempo che è pochissimo lo dedico molto volentieri da Givi, sempre. L'azienda Argiola si è nata più di un secolo fa con mio nonno, che ha avuto la fortuna di vivere oltre 100 anni e ha sempre creduto in questa visione di poter fare del vino, del grande vino in Sardegna. Lui siamo nati e noi facciamo parte della terza generazione, portiamo avanti questa impresa di famiglia con grande forza e grande dedizione. E oltre a dedicarti a questa splendida azienda vinicola, ti dedichi anche molto all'Associazione dei Giovani Imprenditori, perché questo è il tuo secondo mandato da vicepresidente dell'associazione. Come mai hai deciso di iscriverti e come mai hai deciso di dedicargli così tanto tempo nonostante i tuoi grandissimi impegni in azienda? Ma devo dire che adesso me lo stai ricordando quanto tempo ci sono in Agivi. Io mi sono iscritta, mi sembra, o nel 2007 o nel 2008, quindi posso effettivamente dire che di questo gruppo sono una delle veterane, quindi una delle più, nei giovani, una delle più anziane. E mi sono iscritta perché ho sempre avuto la grande convinzione che dalla lavorare in squadra, perché poi Agivi è fatto di tanti ragazzi che appartengono a zone diverse, a realtà diverse, sicuramente dal confronto ne derivi una grandissima crescita. Questo è stato il motivo per cui mi sono iscritta. Una tua esperienza Agivi che ti è rimasta nel cuore? Ma dirne una così, non lo so, tante, sono tutto un insieme di ricordi, perché veramente sono stati tanti anni, tante persone che mi hanno fatto crescere tanto. Sicuramente le esperienze che mi ricordo di più sono stati i viaggi insieme, non vediamolo solamente dal punto di vista del divertimento, assolutamente, anzi dal punto di vista del confronto con realtà che sono completamente diverse dalle nostre, e da queste sicuramente ne è nata una grandissima crescita, perché abbiamo viaggiato e studiato insieme sia all'interno della nostra Italia, ma anche all'esterno. Il confronto anche con realtà vitivinicole che non sono le nostre sicuramente ci ha fatto crescere tanto. Hai anche accolto il gruppo Agivi nella tua di cantina? Li ho messi a lavorare, sì, no, li abbiamo accolti diversi anni fa, insomma è stato come avere veramente un gruppo di amici. Io da questa esperienza ne ho tratto veramente dei grandissimi benefici, non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista professionale, che sono crescite sì personali ma che indirettamente mi porto anche nella mia azienda. E se tu dovessi dare un consiglio ai giovani imprenditori vinicoli italiani di oggi, quale daresti? Beh, difficile, non lo so. Io sicuramente direi che questa è un'esperienza che vale la pena di fare. Se potessi tornare indietro non lo posso fare, perché ormai il tempo passa, ma ai giovani che vogliono iscriversi dico di farlo, perché da lavorare in squadra, lavorare insieme, ma soprattutto al confronto con realtà che sono diverse, sicuramente si cresce, perché è un lavoro dinamico, si ragiona su problematiche comuni ma anche su criticità e potenzialità diverse, e questo fatto di essere sempre, di avere sempre il cervello in movimento, di potersi confrontare, questo dinamismo sicuramente ci fa mantenere giovani, perché non siamo solo giovani dal punto di vista anagrafico ma dobbiamo rimanerlo anche dopo. Quindi AGVC è una palestra dove si lavora insieme, chi vuole partecipare, chi ha voglia di mettersi in gioco deve farlo, e io sicuramente lo consiglio. Nino Franco è un'azienda che nasce a Valdobbiadene, nella terra del Prosecco Superiore di OCG. Io rappresento la quarta generazione, quindi è un'azienda storica che è stata fondata dal mio bisnonno all'inizio del Novecento. E la nostra filosofia è quella di cercare di portare sempre in alto la qualità del prodotto e la potenzialità di quello che può dare un territorio così bello come quello del Conegliano Valdobbiadene. E devo dire che, visti i riconoscimenti che ottenete, state andando proprio sulla giusta strada.
nonostante i tuoi grandi impegni, perché tu sei completamente in azienda da parecchi anni ormai, ti dedichi molto all'associazione Agivi, tanto da diventare una dei consiglieri del nuovo mandato. Come mai questa dedizione verso l'Associazione dei Giovani Imprenditori Italiani? Ma io sono stata coinvolta da una dei soci. E ero all'inizio della mia carriera lavorativa, ho detto ma vediamo che cosa mi può dare un'associazione dove posso creare delle amicizie nel lavoro, quindi anche posso creare un confronto con dei colleghi. E quindi all'inizio è stata un po' una prova, perché mi ha ispirato anche molto la descrizione di quello che poteva essere la Givi. Ho avuto la conferma successivamente negli anni che effettivamente un luogo di crescita, chiaramente è concentrato sul nostro ambito lavorativo, quindi molto sul vino, ma ho potuto vedere quanto nelle nuove generazioni possiamo condividere gli stessi sia le stesse potenzialità di crescita, sia gli stessi problemi, sia gli stessi insomma c'è un bellissimo confronto. Inoltre anche un laboratorio di crescita, perché comunque durante tutto l'anno ci sono delle piccole attività che permettono la formazione personale, l'ampliamento delle proprie conoscenze nell'ambito del vino, e poi c'è un bellissimo networking che fa crescere anche i rapporti a livello personale, non solo lavorativo, quindi si creano delle bellissime amicizie e degli scambi che aiutano appunto poi degli scambi di informazioni, di argomenti che poi aiutano anche il lavoro stesso. Un aneddoto o un'attività particolare che ti è rimasta nel cuore che hai fatto con Agivi? Le cose belle che ricordo di questi anni sono stati i viaggi nelle zone vitivinicole visitate, perché è sempre stato un luogo di conoscenza di nuove realtà vitivinicole. È stato un momento di networking molto concentrato, perché solitamente si tratta di 3-4 giorni passati insieme alle stesse persone dalla mattina alla notte, quindi insomma c'è una parte di formazione, c'è una parte di grande divertimento che insomma ci sta anche quello. E vabbè, non entriamo nel particolare, dai. Invece allora dici, quale dei tuoi limiti, forse personali o professionali, che avevi prima dell'iscrizione ad Agivi sono stati migliorati? Dove hai trovato un giovamento per questa frequentazione dell'associazione? Ma io credo che proprio il condividere anche le difficoltà te le fa in qualche modo vivere in maniera più sana, cioè capisci che non sei l'unico che vive una cosa che ti sembra enorme, la condividi con gli altri e dici ah ok, cioè insomma è una cosa che comunque è risolvibile, si può fare, ce la si può fare, mi viene da dire questo. E se dovessi lanciare un messaggio ai giovani del nostro settore, che cosa gli diresti? Ma quello che io cerco sempre di dire a potenziali nuovi soci per la Givi è che veramente secondo me questo gruppo dà proprio forza, e aiuta sia nel lavoro ma anche proprio, come dicevo prima, nel creare delle amicizie in un ambito che per tutti noi è lavorativo ma arriva nella vita privata senza che neanche ce lo accorgiamo, per cui è molto bello essere un gruppo sia nel lavoro che privatamente. La nostra azienda nasce nel 1921, antichissime tradizioni, e oggi io e i miei fratelli siamo già la quarta generazione che lavora in azienda. Ovviamente abbiamo portato un'ondata di freschezza. La cosa più magnifica di questa azienda, per quello che mi riguarda, è la convivenza di due generazioni, quindi quella mia e di mio padre, un connubio perfetto tra la sua esperienza e la nostra freschezza. Infatti devo dire che nonostante la storicità dell'azienda si respira proprio un'azienda giovanile e sempre molto dinamica, portata avanti proprio si sente da una generazione precedente che comunque è molto giovanile, una generazione
futura che siete voi, che vi date tantissimo da fare. Tu sei entrata da poco e da subito ti sei anche iscritta all'Associazione dei Giovani Imprenditori. Come mai questa scelta? Beh, io stavo praticamente scrivendo la mia tesi del master, al che mio padre mi ha giustamente consigliato di iscrivermi a questa associazione stupenda. Non appena sono arrivata mi sono sentita comunque a casa. Il mio ingresso è stato praticamente durante un viaggio studio in Rioja, un viaggio stupendo che ricordo ancora oggi, potrei descrivere tutte le singole visite. Mi è servito davvero tantissimo. Quello che mi ha spinto a iscrivermi è la voglia di imparare, di condividere con le stesse persone che fanno il nostro lavoro la stessa passione. Quali erano le tue difficoltà personali o professionali, soprattutto all'inizio, che poi hai superato anche grazie all'associazione o a qualche attività fatta con l'associazione? Beh, io comunque vengo da un background economico, quindi mi mancava molto la parte legata alla produzione, ma anche proprio alla conoscenza dei vitigni stessi. L'associazione mi ha aiutato perché la nostra associazione organizza viaggi studio in diverse zone di produzione del mondo, quindi dalla Spagna alla Germania, alla Francia, che mi ha aiutato a colmare comunque il mio gap di conoscenza di alcuni vitigni autoctoni internazionali. È un'esperienza che ti è rimasta un po' nel cuore? Oddio, il viaggio in Sardegna potrebbe essere una delle mille, ma anche i corsi di formazione che facciamo ogni anno. Ce ne sono talmente tante che è difficile focalizzarne soltanto una, ma può essere anche la festa in maschera dopo Vinitaly che abbiamo fatto un paio di anni fa. È stato un connubio perfetto tra l'internazionalità del nostro lavoro e con l'autoctonicità, si può dire, di noi produttori italiani. E se tu dovessi lanciare un messaggio a un giovane del mondo del vino, cosa gli diresti? Direi che sicuramente fare squadra, fare network nel mondo del vino oggi è fondamentale per andare avanti, per capire sicuramente i propri limiti, ma imparare a lavorare insieme, cercare sempre di innovarsi giorno dopo giorno. E chiudiamo questo tour con Federico Terenzi, il neo presidente dell'Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani, un'associazione che ci ha fatto fare il giro d'Italia con varie regioni, incontrando grandi sorrisi di questi giovani imprenditori che hanno avuto il tempo e il coraggio di mettersi in discussione per iscriversi a questa palestra di vita che è la GIVI, una costola dell'Unione Italiana Vini, nata nel 1989, proprio per aiutare questi giovani imprenditori in un settore così specializzato come quello vinicolo a crescere insieme, a unirsi e a combattere con obiettivi uniti e con una forza che è quella dell'Unione. Vero Federico? Quali sono, diciamo, i punti di forza di questa associazione che aiutano veramente i giovani a mettersi in confronto con questo mondo lavorativo vinicolo? Assolutamente sì, formazione personale, formazione professionale, ricordiamoci sempre che l'unione fa la forza, quindi forza GIVI e forza Italia. Grazie Federico e grazie a tutti.